trovati a Toscana Parlamento il settimanale di informazione sull'attività del Consiglio regionale della Toscana curato dalla redazione di Italia 7. In questa edizione parliamo della Commissione Sanità che inaugurerà il 15 novembre un tour che attraverserà tutte le province della Toscana andando a toccare le realtà ospedaliere e territoriali. Si inizia dalla Maremma. Prenderà il via il 15 di novembre con la visita agli ospedali di Grosseto e Massa Marittima, il La Tour della Commissione Sanità del Consiglio regionale nelle strutture ospedaliere della Toscana, che prevede incontri con operatori e professionisti dei presidi ospedalieri e territoriali allo scopo di conoscere da vicino criticità ed eccellenze del sistema sanitario toscano questo viaggio nei territori in modo per mandare un messaggio chiaro soprattutto ai professionisti, e alle professioniste della sanità, a coloro i quali ogni giorno in questi anni, ancora di più che nel passato, sono stato in prima linea eh, e richiedono risposte risposte dal punto eh, di vista delle risorse che noi mettiamo in campo lo diceva prima il Presidente Sostegni di quanta fatica si fa nel reperire queste eh, risorse e a loro dare risposte e dargli una prospettiva. Ecco, questo viaggio serve per conoscere le criticità ancora di più che ci sono nel sistema, le eccellenze che produce il nostro sistema per fare anche programmazione, perché poi il nostro compito è, è questo. Quindi io ringrazio il Presidente Sostegni perché non sarà uno sforzo banale quello di andare in tutti i luoghi della sanità toscana, eh, luoghi fatti di eccellenze ma anche da, di criticità da conoscere e cercare di, di superare. Noi intanto immaginiamo di avviare un'attività che voglia diventare un'attività istituzionale della Commissione, cioè non di fare una visita sporadica al sistema sanitario, ma che dopo tutto il lavoro degli Stati Generali, poi non l'avevamo potuto far partire per il Covid, insomma per tanti motivi, ma eh, riteniamo che l'attività di incontro degli operatori e dei, dei lavoratori nei luoghi stessi di lavoro dove si articola la sanità regionale sia un compito anche del Consiglio regionale, che quindi la Commissione eh, Sanità debba andare nei luoghi dove si articola il sistema sanitario regionale e incontrare eh, i professionisti, quindi nell'ambito certo poi di una funzione anche di programmazione successiva, ma anche di controllo e di ispezione, no, ma di controllo e di collaborazione con i professionisti del sistema, come un elemento di vicinanza ma anche di avvicinamento poi delle scelte che dobbiamo fare a quella che sono la realtà vera accanto ai dati che noi sempre monitoriamo, stiamo facendo le audizioni di tutti i direttori delle aziende sanitarie della nostra regione, lì, Azienda per azienda vediamo i dati, le criticità, le, le eccellenze, però poi vogliamo anche andare sul, sul campo. E quindi, ora abbiamo ipotizzato le prime tre eh, visite istituzionali della Commissione Sanità. In, in tre, nelle tre aree vaste, una a Grosseto, eh, una a Pisa e una a Firenze, e poi ovviamente con il nuovo anno ci saranno ulteriori date e vorremmo andare in tutti i presidi ospedalieri e anche in alcuni presidi eh, che ovviamente riguardano l'organizzazione della sanità territoriale. Le prime tre visite si svolgeranno nelle tre aree vaste: si comincia la mattina del 15 di novembre all'Ospedale Misericordia di Grosseto e il pomeriggio all'Ospedale Sant'Andrea di Massa Marittima. Seguiranno il 29 novembre la visita all'ospedale Cisanello di Pisa e il 13 dicembre quella all'ospedale Santa Maria Nuova di Firenze. Il tour riprenderà ad Anno Nuovo con l'obiettivo di visitare tutti i presidi ospedalieri della Regione. Bilancio per il Comorecom, il Comitato regionale delle comunicazioni e in particolare per la presidenza occupata fin qui da Enzo Brogi. I risultati raggiunti in una conferenza stampa. Farsi conoscere dai cittadini il patentino digitale nelle scuole, i premi alla buona comunicazione, i comunicatori toscani dell'anno, i nuovi linguaggi della comunicazione, vigilanza su una par condicio da riformare, convegni e seminari, ma anche la risoluzione delle controversie telefoniche e una nuova legge per il Corecom. Sono queste le principali attività che il Comitato regionale per le comunicazioni, guidato dal Presidente Enzo Brogi, ha portato avanti nei cinque anni di mandato dal 2017 al 2022. Siamo nati vent'anni fa, quando ancora c'erano i telefoni a gettoni e il PC era uno storico e nobile partito dell'altro secolo. Quindi abbiamo provato a modificare eh, il modo di comunicare il nostro lavoro. Noi siamo una vedetta della comunicazione a 360 gradi. Cerchiamo di tutelare i cittadini per la difesa. Qua dietro ci sono quintali di pratiche che. Eh, cittadini, aziende eh, si sono rivolte a noi per tutelarsi verso eh, difetti, errori e ritardi di comunicazione, ma poi anche sulle insidie e le opportunità che la rete dà a tutti, in modo particolare ai giovani, e penso per esempio al patentino digitale. In occasione della conferenza stampa per i cinque anni di attività è stata annunciata l'intitolazione della sala dell'accoglienza al primo presidente del Coricom, Omar Calabrese semiologo, critico eh, cinematografico, televisivo, una grande persona eh, che ha dato un impulso fortissimo al Corecom, alle persone che vi hanno lavorato. Da lì siamo partiti, cerchiamo di portare avanti e sono sicuro che chi ci, pre... che chi ci eh, seguirà saprà dare un contributo ancora maggiore. Io vorrei ringraziare Enzo Brogi e tutto il Corecom per il grande lavoro svolto. Eh, mi ero posto un impegno, quello di fare in modo che il Consiglio regionale si aprisse sempre di più e i cittadini fossero eh, i protagonisti delle scelte che mettevamo in campo. Grazie ad Enzo Brogi. Oggi possiamo dire che il Corecom ha voltato pagina, è cresciuto ed è riuscito sempre più ad essere vicino alle istanze dei cittadini. Tanti i progetti importanti, penso alla Toscana che fa bene, rivolta al mondo del volontariato, alle buone pratiche di comunicazione, oppure l'attenzione rivolta ai giovani, ai social network, a come si comunica oggi. E il modo di comunicare oggi richiede grande attenzione, una grande cultura perché è vero, la rete è un luogo di grande opportunità ma è anche un luogo in cui le ragazze e i ragazzi possono trovare pericoli, allora il compito delle istituzioni è quello di formare ragazze e ragazze che sappiano utilizzare i nuovi strumenti di comunicazione e la legge regionale approvata è il riconoscimento di questo grande lavoro, mi auguro che il corecom che verrà eletto nelle prossime ore eh, possa procedere in continuità con l'ottimo lavoro portato avanti perché la Toscana ha bisogno sempre di più comunicazione libera e più c'è comunicazione e più c'è libertà e quindi grazie ancora a Enzo, grazie ancora a tutti e agli uffici per l'ottimo lavoro portato avanti. Le prime iniziative nel 2017-2018 proprio per farsi riconoscere sono state quelle di rinnovare il logo del corecom rendendolo più adatto al contesto multimediale e il sito web sia nella sua veste grafica che nei contenuti. Nel 2019-2020 è stata diffusa la campagna di comunicazione multicanale Ganzo questo corecom con il testimonial Alessandro Benvenuti. Da non dimenticare poi il prodotto di Media Education, il patentino digitale nelle scuole toscane, un corso online di 10 ore per studenti delle prime medie sulle competenze necessarie a navigare in rete e sui social con consapevolezza. Lavorare con i più giovani insegnando loro a ad abitare lo spazio della comunicazione, lo spazio virtuale, lo spazio della eh, dimensione social eh, in rete è un compito indispensabile che ad oggi nessuno svolge, eh, che a scuola non si tratta e invece è un mondo è uno spazio pubblico che richiede eh, regole di rispetto, educazione nel trattare gli altri, consapevolezza nel valore, nel e nel peso delle parole che si adoperano per scritto o nei video o, o un'attenzione fortissima all'uso dell'immagine. Credo che il patentino digitale, con il potere formativo che ha, costituisca davvero un, un patrimonio educativo che noi dobbiamo custodire conservare e conservare far crescere ancora. Ho ringraziato e ringrazio il Presidente Brogi e tutto il comitato per il lavoro di questi anni e spero appunto che i, i nuovi appartenenti al Corecom che insed si insedierà tra qualche settimana potranno. Eh, raccogliere questa eredità e far crescere ancora eh, una Toscana di consapevolezza e di ehm, capacità di sfruttare tutta la bellezza che questi strumenti e la tecnologia ci offrono senza incorrere nei pericoli che fatalmente eh, si determinano quando si usano questi mezzi senza la dovuta attenzione, senza la dovuta conoscenza, senza la consapevolezza della potenza che danno alle nostre espressioni, ai nostri pensieri, alle nostre parole. È stato presentato in Consiglio regionale della Toscana il libro che ripercorre la vicenda politica di Lelio Lagorio, il primo presidente della giunta regionale della nostra regione. La prima biografia completa di Lelio Lagorio nell'anno in cui ricorre il quinto anniversario della sua scomparsa è stata presentata in auditorium dell'Assemblea legislativa toscana. Scritta dai giornalisti Franco Mariani e Alessandra Maria Abramo, frutto anche della collaborazione della famiglia Lagorio, è pubblicata nella collana editoriale del Consiglio regionale. È una figura bella, una figura importante, la figura di Lelio Lagori, una figura che dovrebbe essere sempre di stimolo per chi come noi è impegnato nelle istituzioni, uomo colto, attento ai particolari, sempre disponibile verso tutti, figura rigorosa che ha segnato la nascita della nostra regione una di quelle figure che dovremmo portare ogni giorno a far conoscere alle ragazze, ragazzi più giovani che iniziano l'impegno nelle istituzioni. A volte non ci si tente all'altezza, lo dico nel ruolo e la mia responsabilità che rivesto, eh, di riuscire a rappresentare quel modo di fare politica sempre più rivolto, sempre attento agli ultimi, sempre attento a chi non ce la fa. e Davvero è un monito a tutti noi che ci impegniamo. Nel libro, noi riportiamo tanti estratti dei suoi scritti, soprattutto del periodo della Regione e del Parlamento europeo, che sono ancora attuali. La nostra è una biografia che vuole essere una specie di bignami, perché le cento e rotte pagine del libro potrebbero essere quadruplicate con tutti gli scritti di Lagorio che ha prodotto, oltre alla sua determinata eh, attività editoriale. Ma noi abbiamo voluto fare un sunto di quello che è stata la sua vita perché è una vita di cui è un impegno politico di cui oggi si sente la mancanza, soprattutto in questa nuova generazione politica. Lelio Lagorio è stato un personaggio politico rilevante a livello nazionale e anche internazionale. Eh, appunto sindaco di Firenze, poi eh, vicepresidente della provincia di Firenze, nonché naturalmente ministro della Difesa e poi europarlamentare, è stato un personaggio eh, di grandissima importanza a cui noi eh, tenevamo eh, dare appunto un ricordo con questo testo, personaggio di grande eh, conoscenza e di grande competenza, un vero e proprio gentiluomo e sicuramente un grande uomo di Stato. La figura di Lelio Lagorio si identifica con quella della regione toscana. Ne è stato il primo presidente del 1970 svolgendo quel ruolo con una preparazione, un carisma e un profilo che caratterizzarono per otto anni la regione proprio nel momento in cui partiva. È stato il primo presidente della regione toscana nel 1970 e svolse quel ruolo con una preparazione, un'immagine, un carisma, un profilo che caratterizzarono per otto anni la regione proprio nel momento in cui... Partiva. Il suo curriculum è forse quello che tocca tutte le posizioni, anche se solo per sei mesi negli anni 60 era stato sindaco di Firenze, fu poi a livello di amministrazione provinciale l'uomo di punta del Partito Socialista e svolse appunto le funzioni di vicepresidente della provincia. Con il 1970 egli diventa il presidente della regione, qualcuno lo soprannominò il Granduca per la sua autorevolezza ma naturalmente nel 1978 si presentò in Parlamento e diventò con Bettino Craxi e con la sua corrente che guidava il PSI l'uomo dagli più alti incarichi non è stato solo il primo presidente della regione è stato anche un socialista eretico perché parlare di riformismo negli anni 70 e negli anni 80 quando c'era un partito comunista legato a Berlinguer ancora al marxismo leninismo era una sorta di eresia e però Lagorio fu uno di quelli con Craxi che riuscì a imporre una posizione e a creare un binomio perfetto tra una politica nuova e il buon governo delle amministrazioni locali. Lui, che era stato sindaco e poi anche del governo del paese, e lo ricordo anche come ministro della difesa. A ricordare Lagorio, primo cittadino di Firenze, il presidente del consiglio comunale Luca Milani. È stato anche sindaco della città di Firenze in un periodo molto difficile e vinse le elezioni dopo l'esperienza del sindaco Lapira e quindi per lui era un compito molto oneroso, no? un'eredità pesante che ha svolto per dieci mesi e questo è stato un momento di svolta però determinante per la nostra città. Eh, fu eletto anche grazie ai voti del Partito Comunista e quindi creando in qualche modo quello che poi è diventato anche l'insieme eh, del centro-sinistra. Eh, dopodiché è stato vice sindaco per due consigliature con il sindaco Bargellini e il sindaco Bausi nei momenti più difficili, quelli dopo l'alluvione e quindi la ricostruzione delle, di quanto era stato deturpato dall'Arno e la ripresa economica per la città. Quindi momenti molto brutti e in parte purtroppo sono simili a quelli che stiamo vivendo oggi con tutto quello che comporta la crisi economica dovuta anche alla, alla guerra in Ucraina. Ed è tutto anche per questa edizione di Toscana Parlamento. Informazione dal Consiglio regionale della Toscana si aggiorna con voi alla prossima puntata.